Vediamo le cazzate che riesco a dire quest'anno. A interrogare su qualcosa su cui ha chiaramente decantato un po' di più. Cioè, tipo come fanno per le presentatrici di Sanremo. Commentare il. Ma no. Una vera damarrata mi alleppanna quel finale. Ciao rockers, buongiorno, buonasera, io sono Pi e questo è un nuovo video, il primo video del nuovo anno qui su YouTube. Vi sono mancata? Ditemi di sì, anche se non è vero, regalate quest'illusione alla vostra povera vecchia zietta con le rotelle fuori posto. Ho notato che grazie al video su House of Gucci e quello su strappare lungo i bordi, ultimamente sono arrivati un po' di nuovi rockers, perciò ne approfitto per salutarvi, ringraziarvi della fiducia e darvi il benvenuto ufficiale qui nella community con noi. Se non mi conoscete, io sono Violetta, ma chiamatemi V. Sono diplomata in recitazione teatrale, ma nella vita ho studiato anche doppiaggio, regia, videomaking e montaggio e attualmente lavoro come content creator e come sceneggiatrice di fumetti. Anni fa questo qui era un canale comedy, ma poi mi sono risettata su ciò che amo di più, ovvero il mondo dell'audiovisivo, perciò oggi potete ascoltarmi se avete piacere, straparlare di cinema e serie, ma occasionalmente anche di anime e manga. Sotto al video di House of Gucci, inoltre, vi avevo chiesto un po' di titoli da recuperare per poi parlarne insieme. Mi sono fatta una cultura con i vostri suggerimenti e ho recuperato un bel po' di roba. Pensavo di fare prossima settimana, infatti, un mega top e flop del periodo, con più titoli del solito, diciamo un super iper giga video bello lungo, vi avverto, in cui vi commento Encanto, Don't Look Up, Tick Tick Boom, Il Potere del Cane e se riesco ci infilo in mezzo anche È Stata la Mano di Dio. Come la vedete? Ve lo accollate soprattutto? Tutto? Perché sto parlando di una roba tipo che dura un'ora, eh? Quindi una specie di mini live montata. Ma oggi intanto sono qui per chiacchierare un po' con voi del sequel, beh, del quarto sequel di un film che ha fatto la storia del cinema e ha cambiato il modo di concepire la cyber fantascienza, ovvero Matrix. Oggi parliamo quindi di Matrix Resurrection. Il film è stato accolto abbastanza tiepidamente, ma come mai? È davvero un flop clamoroso? Oppure è un film genialmente provocatorio che solo in pochi eletti, come Neo, hanno compreso? Vediamo di discuterne insieme e proviamo a capirci qualcosa. Prima lo spoiler come sempre, poi vi avviso quando arriva la parte spoiler. E prima di cominciare, se avete piacere a sostenere il mio lavoro e il mio canale, oltre a lasciarmi commenti, like, a iscrivervi e a condividermi con famiglia, amici, amanti, e già così fate un'enorme, enorme differenza, potete farlo anche offrendomi un caffè simbolico e lasciandomi un messaggino su Ko-fi o anche acquistando su Pampling Shop online di merchandising a tema cinema, serie, anime e cultura pop. Come sempre indosso una delle loro t-shirt, ho anche un'affiliazione con Pampling e usando il mio codice VROX che vi lascio in info box avrete i free socks, ovvero se lo inserite su una spesa qualsiasi contribuite a migliorare ciò che faccio e in cambio io vi regalo un par di pedalini. Altrimenti c'è il mio fumetto, Il Migliore dei Mali. Non l'ho disegnato, però l'ho scritto ed è una storia in stile Spielberg anni 80 con un gruppo di ragazzini protagonisti che vivono un'avventura ai confini della realtà, ma è ambientata in Italia e negli anni 90. Insomma, ne parlo sempre delle sceneggiature dell'altri, dice magari una volta ne voglio leggere una scritta da te. Accomodate, sigla! Sono passati 23 anni da quando nel 1999 è arrivato in sala Matrix. È un film che ho visto tante volte e ho rivisto anche di recente e devo dire che è invecchiato molto bene. Se siete giovanissimi e non avete mai avuto occasione di vederlo, fidatevi di zia Violetta, recuperatelo. È ancora uno spettacolare prodotto, un cyber thriller da cui vi renderete conto che tutto il cinema di fantascienza successivo ha tratto ispirazione e inoltre la messa in scena è clamorosa, la regia è ancora straordinaria. Se non vi è piaciuto Resurrection, ma non conoscete il primo grande Matrix, non fatevi scoraggiare dal suo quarto capitolo, credetemi, recuperate Matrix, perché a 20 anni di distanza direi che è proprio il caso di confermarlo, è ed è rimasto un capolavoro del cinema, una pietra miliare di quelle che, se siete amanti dei film, è un vostro diritto, ma soprattutto dovere guardare. Credetemi. Nel caso lo vogliate recuperare, e siccome qui parliamo del suo quarto capitolo, direi che è doveroso un po' di contesto. Ai tempi del primo Matrix eravamo alle porte del nuovo millennio, quando l'internet era un luogo magico ma ancora sinistro e sconosciuto ai più. La psicosi millennium bug faceva il passaparola quando ancora non sapevamo riconoscere una fake news cospirazionista da un dato di realtà e non avevamo idea di quanto nel rapidissimo lasso di tempo di 20 anni
anni, rapidissimo rispetto ad altre rivoluzioni sociali del passato, il web e la tecnologia avrebbero capovolto completamente la nostra esistenza. In quegli anni Lana e Lily Wachowski, ai tempi conosciute ancora dal mondo con i loro ormai dead name, esplosero nell'immaginario di tutti come due sceneggiatrici e registe geniali e visionarie, catapultandoci nel loro immaginario iconico, unico, dominato dal verde e dal nero, fatto di lunghi trench neri, suit in lattice e occhiali da sole ovali, tra cyberpunk, wuxia e fantascienza. Estetica di fine anni 90, distopia, ma soprattutto l'ingrediente magico della ricetta delle Wachowski, ovvero la brillante idea di esplorare un mondo ancora inesplorato, quello della rete online, pretesto per profetizzare un futuro alienante che oggi è praticamente il nostro presente. Programmazione e codici, hacking, violazioni, numeri e diciture misteriose verde acido su uno schermo di un nero che ti inghiotte, il mistero quasi mistico che racchiudevano in sé queste creature meccaniche, computer ideati dall'umano stesso e di cui però noi comuni mortali incapaci di avviare solo prato fiorito e scarabocchiare su Paint, sapevamo ancora così poco, come primitivi che scoprono il fuoco e devono capire come maneggiarlo e usarlo a proprio favore, che osservano un'eclissi ancora intimoriti. Dall'altro lato i loro custodi, i guardiani di tutto questo, gli sciamani della tecnologia, queste figure eremitiche e arcane agli occhi di noi semplici analogici degli anni 90, come i programmatori, gli hacker, gli sviluppatori, che nell'immaginario comune erano personaggi nascosti in uffici, dentro infiniti grattacieli o intanati in antri pieni di schermi e tastiere da cui non riescono a staccarsi, con il cartone di pizza consumato aperto e una pila di indumenti al lato. Era un tempo, quello di 20 anni fa, in cui ci si tornava a interrogare su qualcosa su cui la fantascienza si interrogava in realtà da sempre, soprattutto tra la fine degli anni 70 e gli anni 80, con la minaccia di macchine senzienti che prendono il controllo sui loro stessi creatori, 2001 Odissea nello spazio, Terminator, Blade Runner e via dicendo. Macchine malvagie, macchine ribelli, macchine di cui non fidarsi, pericolose se senzienti come noi. Il concept di Matrix partiva da concetti analoghi, fino a portare la distopia a un livello massimo raggiunto fino a quel momento dal cinema. E se fosse già successo, se la realtà in cui viviamo non fosse reale ma un'illusione voluta da qualcuno, in questo caso le macchine, che ci tiene sottomessi a nostra insaputa per utilizzarci per il proprio sostentamento, per far di noi delle batterie. E da quel momento Matrix diventava per lo spettatore una grande metafora su cui sono stati scritti fiumi di parole. Capitalismo, cospirazionismo, poteri forti, persino i famigerati Red Pill, coloro che hanno preso la pillola rossa e hanno quindi accettato la realtà, distorcono e piegano la filosofia matrixiana per farla combaciare con la loro presunta prigionia. In Matrix il dilemma filosofico dell'esistenza incontra la fantascienza. Siamo reali? È davvero questo il nostro aspetto? Stiamo facendo quello che crediamo di fare? Il mondo che ci circonda, le persone attorno a noi esistono davvero? Come ci vedono gli altri? Esiste la realtà? Cosa è reale davvero? La realtà non è forse solo una complessa interpretazione di ciò che viene elaborato da quel famoso computer organico che quasi tutti abbiamo in mezzo alle orecchie? Forse la realtà è tutta qui dentro e al di fuori non c'è niente, o c'è tutt'altro? Forse rumori, suoni, luci, colori, materiali, gusto, sapore sono solo stringhe di codici che il cervello, nella saga pilotato da macchine e programmi malvagi, traduce in qualcosa di ingannevole. Reale. Solo raggiungendo questa consapevolezza, solo notando l'anomalia alla base del Matrix, puoi risvegliarti, rinascere, essere davvero libero e guardare le cose realmente per ciò che sono. Solo se comprenderai di essere schiavo, avrai una chance di liberarti, di ribellarti. Ed è da lì che arriva la capacità di Neo di piegare un cucchiaino con la mente, di volare, di fermare i proiettili con l'imposizione della mano, di schivarli attraverso l'iconico bullet time. Se nulla di quello che vedo in Matrix esiste, se sei in uno pseudo videogioco, una versione in codici di un sogno lucido, beh, ma allora tutto è possibile, anche piegare quella realtà a una diversa elaborazione che il mio cervello ne può fare, perché sono io che mi piego e non il cucchiaino. Il cucchiaino non esiste. C'era quindi tutto il concetto di qualcosa che è reale, il Matrix, solo finché ci credi, applicabile anche all'individuo. Neo si interroga se è l'eletto o no fino alla fine, finché non capisce che lo è solo nel momento in cui ci crede lui stesso di esserlo. Credetemi, Matrix è un
capolavoro. Un gatto nero che causa un déjà vu è una delle imperfezioni del Matrix, che dà l'opportunità di un risveglio. Forse oggi invece, con una maggiore consapevolezza dei concetti psicologici e quindi della mente, potremmo riconoscere l'anomalia non più tanto nel déjà vu, ma in alcune forme di dissociazione, come la depersonalizzazione e la derealizzazione, stati mentali alienanti che ti costringono a interrogarti proprio sulla tua improvvisa percezione irreale della realtà. E infatti Lana Wachowski, qui in solitaria e non più in coppia con la sorella come nei precedenti titoli, ci mostra già dal trailer un Thomas Anderson, l'identità non risvegliata di Neo, che affronta una frammentazione della realtà, cinematograficamente un po' più spettacolarizzabile, diciamo, delle depersonalizzazioni, ma comunque parente di un senso di disgregazione della realtà. Lo vediamo infatti alle prese con quelle che sembrano essere delle allucinazioni uditive e visive, mentre Neil Patrick Harris, nel ruolo di un analista o forse dell'analista, ricordate come Matrix ha sempre usato delle professioni come specchietti di programmi controllanti, ricorderete l'agente, l'architetto, l'oracolo, cerca di contenere queste allucinazioni di Keanu Neo Reeves. Ma questo quarto capitolo ha per caso deciso di rimettere in discussione tutta la trilogia? Thomas Anderson, che ai tempi conoscevamo come un hacker e qui è un celebre sviluppatore di una trilogia di videogiochi che si chiama proprio Matrix, è sempre in realtà stato quello che vediamo oggi? E magari si è perduto nella programmazione stessa del suo gioco, finendo per non distinguere più la finzione dalla realtà? Il Thomas Anderson che vediamo oggi è la realtà al di fuori della realtà dei Matrix originali? Un'ennesima matriosca che ci porta a fare di nuovo uno zoom out e finalmente vedere Matrix come l'innocuo e coinvolgente prodotto della brillante mente di un tecnico informatico? Oppure è un close up ed è l'ennesima manipolazione illusoria di Matrix? Insomma, Thomas Anderson è sempre stato un paziente dell'istituto psichiatrico e quello che ci siamo fatti per tre film è solo un viaggio mentale della sua mente, oppure è ciò che vogliono fargli credere? Beh, questo lo scoprirete nel film, perché per ora niente spoiler, gli spoiler li facciamo dopo. In questo sequel Wachowski ci ripropone chiaramente tutti i cavalli di battaglia di Matrix, onestamente fino a rigirare addirittura alcune scene cult praticamente così come erano nell'originale. Tornano tutti gli elementi che sono diventati iconici, che hanno rivoluzionato il modo di concepire il cinema di fantasia scienze, che già sono stati anticipati praticamente tutti quanti nel trailer, quindi pillole rosse e pillole blu, bullet time, salto della fede, le moto dei Trinity, il gatto nero, il coniglio bianco e via dicendo. Insomma, di fanservice ce n'è veramente a pacchi, e diciamo che se da una parte ci sta, soprattutto riprendendo una saga che è riuscita a fare di alcune immagini, di alcune frasi, qualcosa di indimenticabile e che a più di 20 anni di distanza il cinema e la socialità ancora citano ogni volta che possono, forse però la cosa ad un certo punto sfugge un pelo di mano e ci sembra di vedere quasi dei reshooting fatti 20 anni dopo. Mi sarebbe piaciuto vedere il fanservice gestito diversamente, in ogni caso capisco perché abusarne. Per avvicinare chi Matrix non l'ha mai visto e quindi rievocare le stesse immagini senza far recuperare il primo giro, e per emozionare i fan di vecchia data come me, e perché dietro a ogni simbolo di Matrix c'è un concetto stratificato, spesso filosofico. Abbiamo citato il gatto nero e il significato del déjà vu che suona da campanello d'allarme, il salto e il bullet time che sono due modi diversi per raccontare la liberazione da una realtà irreale, ma anche il coniglio bianco che fa riferimento ad una Alice che finisce in un altro mondo inaspettato cadendo nella sua tana, metafora del viaggio di Neo. Ma in Matrix non mancava anche il body horror alla Alien, con insetti meccanici inseriti nello stomaco, labbra che si incollano tra loro fino a cancellare la bocca, il trauma del risveglio, simbolica nascita in cui si scopriva di essere pezzi di carne a mollo in un liquido amniotico e crivellati di entrate per inserire spinotti e connettori. E poi simbolo dei simboli, le pillole rosse e blu che rappresentano la scelta, lasciare la strada vecchia per la nuova, interrogarsi sull'ignoto o proseguire per sentieri conosciuti ma ripetitivi. Bene, finora abbiamo più o meno fatto una sorta di brevissima, davvero brevissima panoramica di cosa ha rappresentato Matrix per capire come mai abbia completamente rivoluzionato, influenzato il cinema di fantascienza da quel momento in poi, e di quanto sia stato il padre praticamente, o la madre, della maggior parte dei contenuti audiovisivi sci-fi che sono venuti dopo. Ma il quarto capitolo, a 23 anni di distanza, Matrix riesce ancora a innovare, a rivoluzionare, ha ancora qualcosa da dire? Come dicevamo prima, Matrix metteva in scena il mistero mistico e i timori, le sensazioni di incertezza
certezza di morbosa curiosità ed eccitazione che si provavano alla fine degli anni 90 nei confronti del neonato internet, la rete, il web, il suo teorizzato potenziale infinito sia in potenza grandiosa che in catastrofe, la sua innovazione, il suo lato oscuro di esserne sopraffatti al punto di non saper distinguere più la realtà da un programma. Nel 1999 era fantascienza e in quanto tale conservava ancora in sé quella sensazione di mistero, ma oggi Matrix è la realtà in cui viviamo. Ok, non letteralmente, non abbiamo uno spinotto infilato nel cranio e non alimentiamo i nostri dispositivi elettronici, ma ciò che aveva teorizzato non è così distante se lo parafrasiamo con quello che internet e la tecnologia sono diventati e sono pronti ad essere in futuro. Esistono già macchine a cui ci attacchiamo per vivere nel Matrix, come i visori VR, ma sono macchine a cui siamo attaccati anche più semplicemente i social media. Le persone già non riescono più a rendersi conto di cosa sia finzione e realtà a causa dell'infodemia. Le case sviluppatrici fanno a gara a creare il videogioco più immersivo e realistico possibile e il prodotto, la batteria di Matrix, siamo noi. Quello svitato di Zuckerberg ha annunciato praticamente l'altro ieri che vuole proiettarci tutti dentro Meta, che è letteralmente una versione rudimentale di Matrix. Noi viviamo già in Matrix e l'affascinante arcano dell'internet diciamo che non c'è più. Siamo ben inseriti e intossicati da tutto questo e anche molto più smaliziati con il mezzo tecnologico e molto più padroni, al tempo stesso succubi. Ma Matrix Resurrection però non ha fatto passi avanti dal 1999. È come vedere un film vintage. Sembra essere ancora un vecchio programma che gira su Windows. È praticamente più attuale ancora il vecchio Matrix del 99. Resurrection non si è aggiornato abbastanza, non riesce più a vedere il futuro, ha perso il brivido. La schermata nera con la stringa di codice e gli elementi che hanno reso iconico Matrix sono stati così abusati e usati da chiunque che anche rivederli nella saga originale senza alcuna modifica sostanziale sa di consumato, di ripetitivo, di copia di se stesso. Oggi Matrix è normalizzato nelle nostre vite di ogni giorno e non ci stupisce più, non basta più. Resurrection non riesce, secondo me, a fare quel salto in avanti che fece fare Matrix alla fantascienza. Resurrection è una sorta di doppione, una copia di Matrix. Mette in scena delle cose che sono quasi remake. È ambientato nel futuro di quel Matrix, questo qui. È ambientato più di 20 anni dopo il suo primo capitolo, perché gli attori sono invecchiati, perché ci sono gli smartphone, perché se sei un programmatore di videogiochi sei una rockstar. Ma il suo contesto, il suo world building, è la struttura di qualcosa di ancora troppo antico per stare in piedi. Non si è evoluto abbastanza, non si è aggiornato, non si è innovato, non c'è una reale aderenza con l'attualità. Non problematizza o criticizza niente di tutto quello che stiamo realmente vivendo per la rivoluzione tecnologica, non profetizza più, non prevede più ciò che ci spaventa oggi e che potrebbe arrivare tra 20 anni ed essere realtà, non riesce più a superare i suoi limiti, a fare della filosofia umana un oracolo. Non è più sovversivo, è vintage. Anche gli effetti visivi sembrano essere rimasti al 99, esagero, ma devo dire che l'animazione delle macchine nella nuova Zion, alcuni green screen sono terribili. La parte ambientata nella nuova Zion dà la sensazione di essere stata messa in scena in modo artificioso e raffazzonato, cioè è proprio un po' pezzotta. Sicuramente meglio invece le scene ambientate in città, soprattutto quelle notturne. I costumi e soprattutto le acconciature sono interessanti su alcuni personaggi, ma sanno davvero troppo di revival anni 90 su altri. E per un film futuristico che viene ambientato nel nostro pseudo presente e non ha cambiato linguaggio, non va bene. Forse troppo concentrati a rievocare le atmosfere del Matrix originale, non si sono resi conto che l'hanno cristallizzato in un non luogo e una non epoca, che resta decisamente troppo retro. Lana non ha più molto da dire, forse, o forse non riesce a dirlo come vorrebbe, o forse è cresciuta, è cambiata, e sono altre le cose che è interessata a raccontare, e ha provato a forzarle in Matrix Resurrection, creandone però una sbiadita copia. Ci sono altri elementi che sono rimasti cristallizzati in Matrix, ma soprattutto c'è una domanda che alcuni si sono fatti cercando del genio nascosto in questo film. Credo se la siano fatta nel disperato tentativo di non accettare che l'idea e l'intuito brillante che c'era in Matrix qui non si ripete, e siano solo davanti a un lavoro stanco. Eppure
Eppure c'è chi si chiede se sia volutamente stanco. Per provare ad analizzare e a rispondere a questo quesito e approfondire meglio questo aspetto e anche il casting di Resurrection, ho bisogno di fare degli spoiler. Perciò da questo momento in poi, chi non ha ancora visto la pellicola può uscire e poi tornare a visione conclusa per gustarsi la parte spoiler e farmi sapere la propria. Resto invece con chi ha visto il film e chi non teme gli spoiler, perché la parte spoiler comincia qui. Io l'ho visto, il tentativo del film di allinearsi all'attualità. Si concentra tutto, sapete dove? Nel monologo spiegone dell'analista di Neil Patrick Harris nella scena dell'officina di Trinity. È stato dato all'analista il compito di creare un collegamento e un'aderenza con l'oggi. Purtroppo è relegato tutto nel tempo di un monologo che ammucchia in quattro chiacchiere, come più le macchine manipolano l'umanità, più la rendono utile per se stesse, umani raccontati desiderosi di ciò che non possono avere, ma anche terrorizzati di perdere ciò che hanno. Roba comunque trita, ma che potrebbe aprire un discorso, un collegamento, un link, un legame con il nostro modo di usare la tecnologia e l'annichilimento che ne consegue. Certo, se però poi questo non lo vediamo, ma lo ascoltiamo solo nel delirio di un programma che è il nostro nuovo villain, mi sembra tutto alquanto sprecato. Mi sembra una blanda revisione del concetto già reiterato della pila, della batteria umana in funzione della macchina che c'era già nel primo Matrix. In questo film purtroppo si riesce a impoverire persino qualcosa che visivamente abbiamo visto per la prima volta in Matrix e che ha cambiato il modo di fare cinema d'azione. Non solo il bullet time ha fatto la storia, ma anche lo stile di combattimento di Matrix ha fatto la storia e riproponeva l'azione teatrale dei wuxia cinesi, ma in tuta di lattice, impermeabile nero e armi da fuoco. Siamo ancora lì, non ci siamo spostati di un millimetro. I combattimenti che vediamo in questo Resurrection sono come all'epoca, solo più invecchiati, più ripetitivi, più artefatti e più noiosi. Non sono fighi come erano un tempo e non c'è una rinfrescata nemmeno in questo caso. Non ho apprezzato poi l'immagine che sfuma tra un fotogramma e l'altro e pasticcia tutto come se si versasse un bicchiere d'acqua intero su un quadro acquerello. Fa l'esatto opposto di ciò che si fa nei combattimenti action oggi, ovvero diminuire il tempo d'esposizione al minimo di modo da avere uno scontro ultra definito, ultra dettagliato al punto di sembrare quasi scattoso. Onestamente non ne ho capito lo scopo di fare l'esatto contrario di questo, perché esteticamente non è neanche interessante, non è neanche bello, mi sembra un passo indietro. Tornano tanti, molti dei personaggi originali con qualche annetto in più e alcuni invece tornano sì, ma sono stati ricastati. È già noto da tempo che né Lawrence Fishburne, interprete di Morpheus, né Hugo Weaving, interprete della terrificante nemesi di Neo, l'agente Smith, sarebbero tornati nel cast. Morpheus viene ricastato con Yahya Abdul-Mateen II, che forse ricorderete in Aquaman, in Oz e nel processo ai Chicago 7, e Smith viene sostituito da Jonathan Groff, che forse ricorderete invece in Mindhunter. Io, leggendo in giro, credo di essermi fatta un'idea sul perché di queste decisioni, poi mi direte voi se siete d'accordo o se conoscete altre motivazioni. Credo che Lana Wachowski abbia confermato Canon, il videogioco Matrix Online, che era in effetti presentato nel 2005 come seguito ufficiale della saga. In Matrix Online, non me dite spoiler perché sono passati 17 anni e gli spoiler sono scaduti, il personaggio di Morpheus muore. Credo quindi che per coerenza narrativa non sia stato chiamato Lawrence Fishburne, infatti poi in Resurrection lo ricordano come se fosse deceduto, cioè fanno vedere la statua, fanno il bel discorso e tutto, però non è chiaro se davvero c'è un link col videogioco, rimangono comunque sul vago. Inoltre avranno pensato che già resuscitare Neo e Trinity, che poi in realtà scopriamo non essere mai morti ma conservati dalle macchine, fosse abbastanza e che farlo anche con Morpheus sarebbe stato un po' too much. E così, per non perdere l'effetto revival, hanno comunque scelto di inserire un giovane costrutto di Morpheus basato sulla sua identità, ma mero programma informatico. L'agente Smith invece è sempre stato un programma, quindi rigenerabile, ma soprattutto non soggetto a invecchiamento, e quindi dopo 23 anni però sapete com'è, Hugo Weaving ha chiaramente decantato un po' di più. Forse hanno voluto evitare una massiva e invasiva plastica facciale in VFX e cambiargli direttamente volto, ricastandolo, facendogli praticamente dire di essersi migliorato ed evoluto da solo, e così si è disegnato più giovane e bello, diciamo sulla falsa riga della chirurgia estetica, praticamente tipo la scusa che usa Doc Brown all'inizio di Ritorno al Futuro 2 per giustificare a Marty che all'aspetto degli anni 50, anche se sono gli anni 80, vabbè, se avete visto i film, se vi ricordate, perché
avete capito che intendo. Che dirvi, Yahya Abdul-Mateen II mi ha convinto abbastanza, ha fatto un buon lavoro e anzi forse ha dato delle sue personali sfumature a questo nuovo Morpheus che gli hanno dato non so che anche di carismatico, seppur diverso, molto diverso da Fishburne. Non mi è dispiaciuto troppo comunque il fatto che questo Morpheus scimmiotti volutamente, volontariamente, lo fa proprio apposta, l'originale, è un escamotage interessante per accettare questa sorta di continuity. Forse mi è dispiaciuto che lo abbiano sfruttato poco e che rimanga soprattutto nella seconda parte un personaggio secondario, sullo sfondo, quasi una coscienza di Neo. Vi dirò, invece non so bene cosa pensare dei suoi continui cambi di look ad ogni scena praticamente, cioè tipo come fanno per le presentatrici di Sanremo, nel senso che una parte di me li ha adorati, anche perché in effetti sono veramente cool, però l'altra parte di me l'ha trovata una scelta forse un po' distraente, un po' alla Billy Porter in pose, vabbè per esagerare ovviamente, ma non calato però nel contesto giusto. Jonathan Groff invece non riesce a funzionare, il raffronto con Weaving è maledettamente impari e lo Smith di Groff non riesce a scalfire il suo carisma. L'agente Smith di Weaving è diventato iconico sia per il ruolo che per l'interpretazione magistrale dell'attore, la sua risata, il suo abbigliamento, quella divisa sempre uguale, il completo asettico che però spinge nell'immaginario di un'autorità ricorrente e opprimente, il suo physique du rôle, il volto indimenticabile, terribilmente inquietante da soffocante burocrate. Weaving per Matrix è stato ciò che fu Defoe nei panni del Goblin per lo Spider-Man di Sam Raimi, ciò che fu Christopher Lloyd nei panni del giudice Morton in Chi ha incastrato Roger Rabbit, cioè un villain iconico, inquietante, assillante, uno stalker maniacalmente ossessionato, in questo caso dalla sua nemesi tanto odiata quanto desiderata, un tormento capace di manifestarsi quasi in ogni luogo, cioè meravigliosamente spaventoso. Groff, che vedevo di in confronto, sembra un fastidioso dandy belloccio e per nulla minaccioso, onestamente. Non mi è chiaro tra l'altro perché si siano sentiti in dovere di invecchiare con del trucco prostetico già da Pinkett Smith, la fu Niobe all'epoca di Matrix Reloaded, cioè sono passati 20 anni, sono tutti invecchiati, sono passati pure per lei, cioè naturalmente, no? Cioè perché invecchiare Niobe ancora di più? Forse mi sta sfuggendo qualcosa che non mi ricordo, in caso sarei curiosa di sapere se avete una risposta, perché me lo sono chiesto. Qualunque sia la spiegazione, comunque il costume e la parrucca di Niobe sono terribili, forse i peggiori del film, cioè lei poveraccia veramente sembra che l'hanno conciata per una parruccata. I personaggi secondari vengono inseriti diciamo solo lì per fare sfondo fondamentalmente, i vari ribelli che si trovano nella nuova Zion o Priyanka Chopra che fa una versione adulta della piccola Sati, sfondo. L'unica che provano a far distinguere un poco è Bugs, interpretata da Jessica Henwick, davvero carino il suo personaggio in realtà, ma non inserito un granché bene, che diventa secondario tanto quanto gli altri dopo le prime fasi del film. Keanu Reeves sembra invece veramente stanco, sfinito, comprensibile nella fase in cui interpreta il Thomas Anderson invecchiato e ancora intrappolato in Matrix, inaccettabile però quando si risveglia per la seconda volta, sembra che abbiano riesumato uno zombie stavolta, cioè io voglio davvero bene a Keanu Reeves e comunque interpreti un ruolo proverò sempre grandissimo affetto per questo attore, ma al netto del mio affetto per lui, cioè dobbiamo ammettere che qui non ci mette davvero nessun impegno, cioè sembra non avere nessuna voglia di far rivivere Neo e sembra perso in se stesso, in balia degli eventi, completamente svuotato di ogni carisma. Mi è dispiaciuto vederlo così sottotono. Al contrario invece vi dirò che Carrie-Anne Moss è ancora incredibile, intensa, magnetica, meravigliosa, con quegli occhi assurdi, inconfondibili, quello sguardo glaciale che nonostante tutto ci sta ancora dentro di brutto in Trinity, soprattutto nella parte in cui poi dopo lei si risveglia. Peccato che il risveglio di Trinity non abbia un gancio molto convincente, cioè noi non vediamo un momento in cui avviene una salvifica epifania, no? Che ribalta la decisione di Trinity di rimanere nella vita a pillola blu. Non c'è un flash, un ricordo, qualcosa che lei ricollega o vede proprio un attimo prima di lasciare l'edificio. È tutto un po' pasticciato. Di solito per dare mordente a questa struttura si fa così. Tutto sembra ormai perduto, il personaggio in questione non riesce a credere
o a ricordare la sua vera identità nascosta, a ritrovare la sua forza perduta, e un altro però nel frattempo sta per essere ucciso dal nemico proprio a causa di questo, quando ormai tutto sembra finito, però avviene qualcosa di inaspettato, che di solito è la pistola di Chekhov che finalmente spara, ovvero è un elemento che apparentemente è stato in secondo piano fino a quel momento, che improvvisamente diventa cruciale per la svolta, ed ecco che l'eroe in crisi ha un'epifania e salva Gabra e cavoli. Ecco, qui c'è esattamente quel tipo di impostazione, ma non c'è una convincente epifania, cioè banalmente lui e lei hanno il dialogo, poi lei gli dice no grazie, si alza, se ne va, e all'ultimo secondo si rigira e cambia idea. Non lo so, come è stato messo in scena mi è sembrato poco incisivo, mi è sembrato un po' indebolita questa scena. Inoltre peccato che per i primi due terzi del film Trinity riveste un ruolo completamente passivo, cioè è come Aurora, una bella addormentata in attesa di essere risvegliata dal principe Filippo, però i tempi sono cambiati, su questo c'è aderenza. In questo caso Neo viene ben redarguito dal baciarla metaforicamente, quindi risvegliarla senza il suo consenso, e il massimo che può fare è offrirle una scelta, il che è comunque perfettamente coerente con l'anima di Matrix, la stessa scelta che fu offerta a Thomas Anderson all'inizio della saga, quella di risvegliarsi o di rimanere a pillola blu. Il personaggio di Trinity era grandioso già nel 1999, all'epoca personaggi simili erano una rarità e con lei si ribaltavano anche alcuni stereotipi che erano una grande avanguardia, fino, a proposito di principi e favole, a mostrare lei che risvegliava Neo dalla morte con un bacio del vero amore. Brutta invece questa parabola che troviamo in questo film della donna oppressa in famiglia coi figli che poi si ribella e molla tutti. È un appiattimento di tanti argomenti. Trinity era già un personaggio interessantissimo nel 99, era davvero difficile appiattirla, eppure è stato fatto. C'è un tentativo di connessione con l'attualità nella rappresentazione di Trinity, costruendole solo dopo il risveglio un personaggio attivo che dopo essersi liberata dalla famiglia riesce a fare cose che a Neo non riescono più, come il salto, come volare, mettendo l'eletto ormai praticamente in secondo piano. Insomma, dal Neo combatti per lei, che è il leitmotiv della prima parte del film, arriviamo improvvisamente a Neo scansate. Si impegnano a rendere attiva Trinity anche col paradigma della superdonna vendicativa, e così c'è sta scena in cui lei massacra de botte il suo aguzzino analista. Guardate, purtroppo in questa occasione tutto questo girl power io non l'ho trovato ben contestualizzato, lo sapete che è una cosa a cui io tengo tantissimo, però era già perfettamente calibrato secondo me nel Matrix originale, invece qui sembra forzato, è didascalico, ma non serve, cioè non è così che mi piace vederlo rappresentato. Ma parliamo di Neil Patrick Harris, è bravo, che novità, lui dove lo metti sta, ma il suo personaggio è di una banalità disarmante al punto da non riuscire a suscitare davvero nessuna inquietudine, così come il nuovo Smith che a un certo punto finisce addirittura per salvare Neo. Vabbè, c'è un livello di villainous, de cattiveria davvero bassissimo, e questo depotenzia profondamente le eroe o gli eroi. Maggiore la minaccia per l'eroe, maggiore narrativamente sarà il suo valore. Questo elemento qui è fortemente carente. Se Marvel con Eterni ci raccontava di un conflitto che seppur brutale, seppur inevitabile, insito quindi nella natura umana, forgiava l'evoluzione umana stessa, Matrix è stanco sotto molti punti di vista e va proprio nella direzione opposta, verso l'appiattimento del conflitto, con dei nemici non troppo nemici e non troppo convinti di ciò che fanno, con una nuova Zion che non combatte più le macchine però ci vuole collaborare. Tutto interessante, però tutto rappresentato in modo molto stanco. Ma come sostiene qualcuno, dicevamo prima, se tutto questo fosse un grande tranello, se Matrix 4 non fosse altro che la geniale trovata di Lana Wachowski per denunciare il meccanismo sempre più imperante a Hollywood del remake, reboot o sequel a tutti i costi, se la bruttezza di Resurrection fosse voluta, teoria possibile, ma a cui io personalmente non credo, e c'è un motivo per cui non ci credo, ci arrivo tra poco. Però se intanto vogliamo trovare degli elementi a sostegno di questa tesi, dobbiamo tornare all'inizio del film, quando nelle prime fasi, prima del risveglio di Thomas Anderson, assistiamo a un momento, diciamo, metacinematografico. Anderson è infatti il creatore di questi tre videogiochi Matrix, basati poi, scoprirà successivamente, sui suoi stessi ricordi declassati a psicosi e allucinazioni dell'analista. A Anderson viene chiesto da Warner Bros.,
sì, viene proprio nominata la Major nel film stesso, di realizzare a tutti i costi un nuovo capitolo del videogioco tanto rivoluzionario perché fu incredibilmente realistico. Lo vedete il parallelismo tra Anderson, i videogiochi di Matrix e Lana Wachowski e la prima trilogia? E mi sembra abbastanza palese. A questo punto arriva una scena di brainstorming nel gruppo di CEO e programmatori di Deus Machina, questa casa sviluppatrice di questo gioco Matrix, e il gruppo di lavoro comincia commentando il videogioco, ragionando su come rinnovarlo, praticamente sta facendo ciò che sarà stato fatto in fase di pre-produzione di Matrix Resurrection. Quindi cominciano a dire: Matrix è stato un prodotto che ha parlato agli spettatori di transpolitica, di criptofascismo, una metafora dello sfruttamento capitalista, ma ora ci serve un nuovo bullet time, quindi qualcosa di nuovamente iconico. Ci serve di nuovo quel brivido che nasce nello spettatore quando si chiede che cazzo sta succedendo. Che cazzo succede? Dobbiamo tornare a fare qualcosa che ti fa riflettere sul libero arbitrio. La messa in scena di questo brainstorming altro non è che l'aspettativa che la vera Warner avrà costruito per Resurrection. Quindi il film sa quello che deve fare, eppure il film non fa quello che nel brainstorming ci mostrano promettersi. Mette in scena questo intento a carte scoperte e poi va nella direzione opposta, come se fosse un film protesta contro la forzatura delle major di riesumare e rispolverare un vecchio trofeo sperando di lucidarlo abbastanza da farlo ancora brillare. Ed è così infatti che poi abbiamo un film pigro, un sandwich farcito di fanservice copia incollato, un eroe sottotono, del girl power inserito senza criterio, Smith e Morpheus rebuttati male, un villain senza né arte né parte e un finale melenso che cita quasi il finale di Vanilla Sky sul tetto al tramonto prima di lanciarsi giù e uscire dal Matrix, nel caso di Vanilla Sky dal sogno lucido, con Neo e Trinity, eroi romantici, romanzati, innamorati che volano via mano nella mano nei cieli di vaniglia per poi sparire all'orizzonte. Una vera damarrata, mia le panna quel finale. Il film rispetto al suo primo capitolo, cioè, non regge proprio il confronto, potremmo definirlo una monnezza addirittura, che inizia però con grande arguzia e sagacia, con quel brainstorming e quel metacinema che ci fa credere se davvero poi la deriva discendente che ne consegue venga da una Wachowski realmente stanca o un suo consapevole sabotaggio, o forse avevano solo messo le mani avanti, ecco. Potrebbe essere plausibile? Potrebbe. Potrebbe essere una stronzata? Potrebbe. Vi riporto infatti adesso le parole di Lana Wachowski quando le è stato chiesto perché imbarcarsi in Matrix 4. Lei risponde così: mio padre è morto, dopo poco è morto anche un mio amico e subito dopo mia madre. Non sapevo davvero come elaborare quel tipo di dolore, non l'avevo sperimentato così da vicino. Sai che le loro vite stanno per finire, eppure è stato davvero difficile. Il mio cervello è sempre intervenuto con l'immaginazione per aiutarmi e una notte stavo piangendo, non riuscivo a dormire e il mio cervello ha fatto esplodere tutta questa storia. Non potevo avere indietro mia madre e mio padre, ma all'improvviso ho avuto Neo e Trinity, probabilmente i due personaggi più importanti della mia vita. È stato immediatamente confortante avere di nuovo in vita questi due personaggi, e in un modo semplicissimo anche. Puoi guardare questa cosa e pensare: ok, queste due persone sono morte e ok, riportarle in vita non mi fa stare bene, ma invece lo fa. È semplice, è quello che l'arte fa ed è quello che fanno le storie, ci confortano. Per questo a inizio video vi dicevo che forse Wachowski è cresciuta, è cambiata e sono altre le cose che è interessata a raccontarci oggi. Ha provato a forzarle nel suo Matrix Resurrection, trasformandolo in un comfort movie, pericoloso ma non troppo, che non osa, non rivoluziona, per non farsi troppo male. Ha fatto un po' ciò di cui parlava il personaggio di Walt Disney interpretato da Tom Hanks nel delizioso Saving Mr. Banks, riferito a ciò che gli artisti spesso fanno e ciò che aveva fatto anche P.L. Travers, salvare Mr. Banks, riscrivere quell'uomo che era stato suo padre e tanto l'aveva fatta soffrire in un personaggio che l'aiutasse praticamente a elaborare il trauma, che le desse una catarsi, a cui lei ha dato un finale diverso dalla realtà. Perché, diceva Hanks nel film, è questo che facciamo noi narratori, ristabiliamo l'ordine con l'immaginazione, infondiamo speranza senza sosta ancora e ancora. E secondo me, ed è anche quello che mi sembra trasparire dalle parole di Lana Wachowski, è esattamente questo che ha fatto con Matrix Resurrection. Forse di questo film ne aveva più bisogno lei di noi, ma questo è il motivo per cui dubito che abbia creato un mappazzone nostalgico per vendicarsi delle major e del pubblico che è disposto a mangiarsi la merda che spesso gli propinano, anche perché il film l'ha fatto con una major. Da una parte sarebbe anche in pieno stile Matrix, sarebbe meta, cinema, sovversivo, sarebbe una ribellione al di fuori del Matrix, ai poteri forti. Ma dall'altra parte
forse ora siamo noi che ci stiamo andando un po' troppo di fantascienza cospirazionista, senza accorgersi che non siamo in Matrix. Ma fatemi sapere ora voi cosa ne pensate. Il film vi è piaciuto, non vi è piaciuto? Credete che sia stato fatto un sequel brutto apposta? O credete che non è affatto un brutto sequel? Oh, ma che stai a dire? Oppure invece che la volontà di renderlo un film dimenticabile in realtà non c'era? Fatemelo sapere in un commento qui sotto. Io vi ringrazio come sempre di essere arrivati fin qui. Questo video è lunghissimo, quindi se ci siete, spero che ci siate, grazie davvero. Lasciatemi l'emoji, direi del gatto nero, così da ricordarci che la realtà non è una sola e dobbiamo essere sempre guardinghi a notare le anomalie. Ai prossimi appuntamenti. Ciao!